tu sei un tartufaio. Esatto. Da quanti anni vai tartufaio? Da tanti. Un'età di 8 anni, 9 anni, pronto. Dicevi che questo posto è cominciato ad essere frequentato da... da un'altra persona, no, che veniva dai Monti Alti. E come ti sei comportato? All'inizio quando lo vedevo ci parlavo, cioè glielo dicevo che questo era il mio potere, cioè... Quindi gli hai parlato? Io gli ho parlato, sono stato educato. Il cattivo non l'ho voluto fare con lui, cioè rompergli la macchina, tagliargli le gomme, come fanno in giro anche altre persone. E cosa hai fatto? Cioè, tranquillamente. Io ho allenato i cani. Io ho allenato i cani. Cioè, facci la per tua dargli, mattinata. Per tipo... dargli una, diciamo, una lezione, perché cioè, come se lui mi entrasse in casa che non è, cioè, non è tua, tu vieni in casa mia, capito? Compri della carne, del macinato di maiale o qualsiasi tipo altro di macinato, ci aggiungi del veleno per lumache, veleno per topi, lo mischi tutto. Fai delle piccole palline e le hai sparse per tutta la pastura? Esatto, un po' intorno alla macchina e un po' nel campo. Intorno alla macchina? Perché dicevi che... Perché la macchina ce l'ha lì, lui, i cani devono tornare in macchina. Avete mai ammazzato il cane di qualcun altro, così? No, neanche pensato. Neanche pensato? Se non mi viene sotto la macchina io non... E ve l'hanno, invece voi ve l'hanno avvelenato qualche volta? Sì, uno. Sì. Non è morto però. I metodi di avvelenamento sono per la maggior parte fatta da bocconi in cui c'è carne macinata oppure pezzetti di pancetto, pezzetti di carne in cui vengono messi veleni che sono antiparassitari. Prodotti che comunque tante persone in casa hanno e alcuni di questi prodotti sono... spesso letali per i cani. Mi capita anche della gente che sconosciuta così che viene a cercare questo prodotto qui e ho detto guarda, senza patentino, senza regolare bolla di accompagnamento e fattura non te lo posso dare, quindi però è successo che qualcuno l'abbia cercato, non mi ha detto per quale utilizzo, ma me l'immagino io questa. Privare quel tartufaio del suo cane è il peggior sfregio che gli si possa fare, anche perché Preparare un cane richiede tempo, richiede pazienza. Mi ricordo un signore, gli sono morti 3 cani in una mattina. Tre cani in una mattina? Sì, a 200 metri da casa, ce l'avevano con lui.